Oggi parliamo di un argomento fondamentale, ovvero quanto farsi pagare. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Quanto farsi pagare? Tanto! Sì, lo so, l'ho già fatta questa battuta. Anche perché ho già fatto un video di questo tipo sull'argomento, però era un video un po' vecchio, un po' datato e soprattutto con un ritmo troppo blando, allora ho deciso di rifarlo e di andare un po' più veloce. Vabbè, oggi proprio si esagera. Allora, seri e dritti al punto. Numero 1. Non è quanto farsi pagare, ma da quanto a quanto. Il prezzo segue molte variabili, ci sono molti punti che lo stabiliscono, quindi non è mai una cifra fissa. Non puoi dire io prendo questo in ogni situazione. Devi considerare appunto la situazione, che tipo di locale, che tipo di evento, tutti gli elementi di cui abbiamo parlato nel definire il fissare una serata. Ognuno di questi ha un valore da considerare nel fare il tuo prezzo. E allora, sai che la stessa serata, o quantomeno lo stesso tipo di serata, può avere delle quotazioni diverse. Sta a te poi in base a scegliere se ne vale la pena di farlo o meno. 2. Non è che se oggi hai raggiunto questa cifra vuol dire che puoi prendere sempre questa cifra o che puoi pretendere sempre questa cifra. Hai preso una volta 1000 euro, non vuol dire che tu vali sempre 1000 euro. Questo è importante perché ti evita un sacco di problemi laddove pensi che a meno di questo non prendo, se no non mi muovo nemmeno da casa. Perché appunto con tutte le variabili, anche in base al periodo, alla stagione, al periodo storico, ci sono dei momenti in cui va tutto bene e ci sono dei momenti in cui non hai un soldo in tasca, tipo adesso. Beh, non significa che tu debba scendere a compromessi. Di contro, quando le cose vanno bene, non significa che tu debba sparare le cifre a caso perché in qualche modo non ne hai bisogno. Ecco, il tuo bisogno o meno non deve incidere sul prezzo perché non è un problema del cliente. Così, alle volte bisogna fare un bagno d'umiltà e, come dire, prendere quello che prendevi 5 o 10 anni fa perché la situazione generale è quella. Il prezzo lo fa anche il mercato, quello che c'è intorno. Ovviamente stiamo parlando di prezzi nella correttezza, quindi facendo le cose come si deve, considerando anche le spese legali, amministrative, fiscali, eccetera. Operare nella scorrettezza non è giusto nei confronti dei colleghi, non è giusto nei confronti di chi ha un locale, un ambiente o fa eventi, eccetera, e non è giusto per nessuno, anche per quello che è la qualifica della nostra professione. E quindi questo lo diamo per scontato. Si può suonare gratis? Sì, ma ne deve valere veramente la pena. Su come decidere ne parliamo alla fine del video, però non è da escludere il suonare gratis. Prendo un esempio massimo, al Super Bowl l'artista suona gratis, la produzione no. Perché il Super Bowl è l'evento più visto al mondo ed è una pubblicità enorme per chi c'è a suonare nell'halftime. L'artista non viene pagato, ma sicuramente per lui ne vale veramente la pena. Ma tornando all'ambito dei DJ, se per esempio bazzichi l'Ade di Amsterdam, spesso trovi delle comparsate, delle partecipazioni non annunciate o degli scambi tra DJ perché uno viene invitato ad un party e allora l'altro lo va a trovare e allora mette due dischi. Ecco, sicuramente non c'è scambio di soldi in quello, ma è uno scambio di altro tipo. E allora il suonare gratis può far parte di una strategia. Ovviamente non ti devi far fregare da chi cerca di sfruttare questo per strapparti una serata. Se il bar da Spinuccio ti invita a suonare e ti dice no, gratis perché qui c'è una bella situazione, forse non è il caso di andarci, con tutto rispetto per Pinuccio. La visibilità reale esiste e però deve avere un riscontro vero. Se questo non c'è, suonare gratis non ha senso. Ci sono dei casi in cui ti ritrovi tuo malgrado a dover suonare per poco o gratis, per esempio se cambi completamente contesto, ti trasferisci all'estero, chi sei te? Sì, ok, ho fatto questo o quest'altro, ma anche se
Cambi regione o provincia, però ancora non ti conoscono. Bene, sei costretto a ripartire da capo, più o meno. Ovviamente è la tua esperienza che ti consente di fare dei passi più velocemente, però, se per esempio vai a suonare all'estero, ci può stare di ripartire con alcune serate gratis per ricominciare a crearti un circuito, un giro di contatti, o come se vai a suonare in una festa in casa per 6-7 persone. Può darsi che ne valga la pena esserci perché quelle 6 o 7 persone sono giuste o hanno contatti o ti creano un giro di contatti o anche qualche contenuto che ti può essere utile. E allora in questo modo il suonare gratis è un investimento su te stesso che non porta via ad altri. Oppure puoi anche adottare la politica del ti concedo una serata gratis, però ne fissiamo subito un'altra pagata. Al limite ci hai rimesso una serata, però, come dire, puoi ottenere qualcosa in cambio senza togliere a nessuno. Abbiamo parlato molto tempo fa del mercato dei DJ e può essere un altro argomento da riprendere in considerazione in seguito. Punto numero 4. Meglio una serata in meno che una serata in più. Sì, perché dal momento in cui te ti costruisci un'immagine, la serata di troppo ti può creare un danno. La serata pagata male ti può creare un danno. Crei un precedente negativo, stabilisci un prezzo troppo basso per un continuativo, allora diventa difficile nel corso del periodo riuscire ad aumentarlo. Ecco, allora è bene evitare di scendere troppo a compromessi perché poi ti crei dei danni successivi. Crescere con il prezzo è un obiettivo e deve essere un obiettivo della tua carriera che vuoi costruire. E devi considerare bene tutto. Ci vuole coerenza, punto numero 5, ovvero che per lo stesso tipo di situazioni fai un prezzo analogo, oppure se il prezzo cambia, sai bene perché. Se il prezzo aumenta rispetto all'anno scorso è perché tu l'hai deciso, allora sai che qualcuno ti potrebbe venire a dire: ah, ma il mio amico hai chiesto meno. L'ho chiesto meno per un motivo ben preciso. Ci vuole coerenza. Te devi essere in grado di stabilire tutto il tuo percorso e capire perché fai un prezzo piuttosto che un altro e capire che se hai aumentato il prezzo è una tua scelta legittima che può avere delle conseguenze, ovvero perderti dei lavori, ma può farti migliorare in credibilità. Ecco che questo percorso nella crescita personale che può comportare anche una crescita di prezzo, devi essere molto preciso, devi essere anche organizzato, devi avere presente il quadro, anche per poterlo spiegare. Il tuo prezzo deve essere chiaro e soprattutto condivisibile con chiunque, colleghi, clienti e quant'altro. Se fai delle politiche strane sui prezzi, rischi di passare per strafottente, per un arrogante o per un poco di buono in qualche modo e allora può essere pericoloso per la tua immagine. Se invece sei organizzato, il prezzo fa parte di questa linea e più migliori, più puoi chiedere. È un errore quando te dici, per esempio, allora la serata mia sono 100 euro, con la console sono altri 250. Non ha senso, perché in questo modo sembra che sia la console ad avere un valore a differenza tuo. E allora il locale può comprarsi una console o può mettere a disposizione una console di chiunque altro. Quindi, se il prezzo finale è 3,50, se non devi portare la console, comunque si parla di 250, per fare un esempio a caso. Perché deve essere te al centro, non l'attrezzatura. Lo stesso vale per l'impianto, puoi mettere un qualcosa in più a seconda del tipo di richiesta, ma non deve essere molto di più della tua prestazione, perché in qualche modo così facendo ti sminuisci. Se te non hai a disposizione una console e la devi noleggiare, hai alcune strade. Puoi mettere semplicemente il prezzo o puoi, come dire, accollarti te l'investimento per fare la serata, oppure puoi mettere in contatto i due fornitori. La console non ce l'ho, però ho lui che te la dà e ti fa un buon prezzo. Perché se il tuo portarti dietro la console non ti porta un guadagno, non ne vale la pena. Quindi
Però se il tuo portarti un guadagno vuol dire prendere di più di console che di serata, fai un danno a te stesso. Quindi sono conti da fare. Puoi anche decidere di non acquistare attrezzatura, però devi considerare questo. O comunque puoi strappare degli accordi migliori con i fornitori, sempre nella stessa logica di mercato. Ti prendo la console tutti i mesi, mi fai uno sconto, in modo tale che ci si possa rientrare tutti. Garantisci più lavoro e ottieni un prezzo diverso te. Allo stesso modo bisogna considerare che se fai più serate anche il tuo prezzo cala. Questo bisogna farci attenzione perché è una leva su cui fanno affidamento molti. Un continuativo sicuramente nella singola serata è pagata meno, però non bisogna scendere sotto la soglia limite e allora bisogna valutare se fare il continuativo o meno, anche sotto questo punto di vista. In generale c'è uno schema per stabilire se è il caso di fare una serata o meno. Ci sono tre elementi: il prezzo, la visibilità reale e la soddisfazione, perché puoi scegliere di partecipare ad un evento perché ti piace la situazione, ti piace chi lo organizza, ti piace la musica che fanno, vuoi investire su te stesso, quindi mettere il piede in un contesto, allora puoi scegliere di rinunciare a qualcosa perché ottieni qualcos'altro. Bene, di questi tre elementi noi diamo una scala da 1 a 10, 1 a 10 per il prezzo, 1 a 10 per la soddisfazione, 1 a 10 per la visibilità. Bene. Se il totale di questi elementi è inferiore a 15, ovvero 5, 5, 5 facendo una media, vuol dire che la serata non ne vale la pena di farla. Può essere prezzo 10, soddisfazione 1, visibilità 1, allora non ne vale la pena perché il tuo guadagno ti toglie da un'altra parte. Quindi il prezzo non è assolutamente l'unico valore da tenere in considerazione, ma è uno dei tre per stabilire se ne vale o meno la pena di fare una serata. Ci sono varie implicazioni su questo tipo di scelta, ma magari ne parliamo in un video più specifico. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.